28esima edizione della Corri Treviso, trofeo Latte Busche. Eyo Bafaniel conquista la classica su strada in 20 minuti e 24 secondi, seguito da Simone Gobbo e Paolo Zanatta. È stata una gara veramente bella, tanto pubblico, dove mi sono divertito tanto, però visto che c'era abbastanza caldo sono partito tranquillo e quindi poi ho provato a staccare un po' di avversari. E la gara è stata molto bella. Sono venuto a Treviso perché posso dire di essere a casa visto che sono di Bassano e quindi sono venuto a correre, a divertirmi come tutti gli altri, ecco. In azzurro anche la vittoria femminile, grazie a Sara Dossena che ha dominato la corsa fin dall'inizio, chiudendo in 33 minuti e 0,5 secondi la sua prestazione. 57, uscirà di pochissimo dai 33, su gli applausi, Sara Dossena! È andata sicuramente molto bene, diciamo che è stata una gara impegnativa sia per il percorso che per il caldo, però il percorso era uguale per tutti e il caldo c'era per tutti, quindi sono contenta. Era nata così per scherzo perché a Treviso non c'era una pista d'atletica, ha detto facciamo qualcosa in città e siamo arrivati a 28 ragazzi, questa è la storia. Come si propone Corri Treviso all'interno delle manifestazioni podistiche? Corri Treviso si pone tra le prime 10 km su strada in regione perché 600-700 partecipanti è un bel numero e quindi sicuramente ci dà grande soddisfazione. Prossimo anno c'è qualche idea? Pensiamo forse di anticipare un po' perché purtroppo gli ultimi due anni il caldo ci ha un po' penalizzati perché fa troppo caldo, giustamente gli atleti a correre in città sono un po' in difficoltà.